Noi lo abbiamo vissuto come un abbandono da parte dello Stato nei confronti della nostra richiesta di verità e giustizia. Fino a quando non c'è stato il rientro dell'ambasciatore, avevamo l'impressione che gli egiziani, il governo egiziano sentisse questa pressione, questa richiesta forte da parte di tutto lo Stato, da parte del governo, da parte di tutti i cittadini italiani, no? E cercavano in qualche modo di rispondere, c'era un canale di comunicazione aperto tra le procure e quindi si è potuto verificare, diciamo, un certo tipo di collaborazione, di scambio di informazioni che ha fatto fare qualche passo verso la definizione della situazione, come si è svolta la storia di Giulio. E noi adesso è già da un po' che richiediamo il richiamo, non il ritiro, ma il richiamo per consultazioni dell'attuale ambasciatore Giampaolo Cantini, che ricordiamo era stato inviato con un mandato preciso, dove al primo punto lui aveva il compito di portare avanti, di agevolare le comunicazioni fra le nostre procure, i nostri governi e portare avanti la ricerca di verità e giustizia. Questo purtroppo non è avvenuto e noi sentiamo che c'è tutto un fiorire di iniziative, no? Lo leggiamo sui giornali, dall'industria, dalla costruzione della nuova capitale. Imprese che si occupano di vari svariati campi, tra cui anche il turismo, molto fiorente, e invece per quanto riguarda la vicenda nostra di ricerca di verità e giustizia, non abbiamo nessun tipo di riscontro. Ora, giustamente, come dicevi, questo lo viviamo come una mancanza di rispetto, come una mancanza di richiesta di dignità anche, no? Nostra e di tutti quelli che chiedono insieme a noi che questa storia non sia messa da parte, ma venga portata avanti per ottenere i risultati che noi desideriamo ottenere, no? L'obiettivo è quello di arrivare a una definizione con un processo regolare dei mandanti e delle cause che hanno portato alla storia di Giulio.